Pesce a taglio in umido. Il pesce a taglio di cui potete servirvi per questo piatto di ottimo gusto può essere il tonno, l'ombrina, il dentice o il ragno, impropriamente detto bronzino, lungo le coste dell'Adriatico. Per preparare questa ricetta servono 600 g di merluzzo, 250 ml di passata di pomodoro, misto soffritto, del prezzemolo, un chiodo di garofano, quanto basta di farina 00. Artusi in questa ricetta lascia libera scelta sul pesce. Io ho scelto di utilizzare il mio pesce preferito, che è il merluzzo. Lo vado a passare nella farina da tutti i lati. Tutti i pezzetti. Artusi dice che ne bastano 600 grammi. Ho preso un piatto pulito, così ci poggio nel frattempo il merluzzo infarinato. Ok. Il cuore di questa ricetta è proprio il sugo. Artusi, quando descrive questa ricetta, ci tiene tantissimo al fatto che venga cremoso, quindi forse per quello lui ha passato prima il pesce nella farina, perché obiettivamente non ci sarebbe neanche il bisogno, perché la salsa verrebbe densa allo stesso modo. Però quando lui alla fine dice che bisogna servirlo con tanta salsa, ci fa capire che ci tiene particolarmente alla consistenza di questa salsa. Quindi passarlo nella farina aiuta ad avere il tutto più legato. Mettiamo un filo d'olio in una padella. E facciamo soffriggere. Qui abbiamo sedano, carota, cipolla e un pezzetto di aglio tritati con un po' di prezzemolo. Devo ammettere che questa è una ricetta comunque che ancora oggi si fa. Magari io preferirei farla, non so, con dei pomodorini freschi, penso al baccalà alla romana, però sicuramente se pensiamo alle trattorie anche di qualche decennio di anni fa, alla fine si faceva tutto più con il sugo di pomodoro che con i pomodorini piccoli. Quindi è comunque molto attuale come ricetta. Vado a rosolare il merluzzo. A questo punto posso aggiungere il chiodo di garofano. Artusi, che sappiamo che non è mai troppo preciso con le dosi, qua invece è molto preciso, dice proprio un chiodo. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma i chiodi di garofano, 13, sono in grado di anestetizzare totalmente la bocca, quindi andateci piano. Lo giro dal lato e lo faccio dorare. Chissà se Artusi avrebbe aggiunto del vino per sfumare. Io probabilmente sì, anche se poi renderebbe ancora più acido il sugo di pomodoro. E probabilmente Artusi, se avesse usato il vino, avrebbe scritto cuocere alla sauté, come fa spesso. In questo caso non c'è la cottura alla sauté, quindi voglio essere proprio fedele alla ricetta originale e non uso nemmeno io il vino. A questo punto possiamo aggiungere la passata di pomodoro. Al posto della passata di pomodoro, lui dice che si potrebbe aggiungere anche la conserva di pomodoro sciolta un po' nell'acqua. Per noi la conserva di pomodoro potrebbe essere il concentrato di pomodoro. Aggiustiamo di sale. E lasciamo cuocere per un po'. Ecco, buonissimo, si sente un odore di pomodoro buonissimo. Adesso vi dico un segreto: per togliere un po' di acidità del pomodoro potete aggiungere un pizzico di zucchero.
lo giro aggiungo un po' di basilico così in cottura e poi lo aggiungo fresco sopra. Lascio cuocere 2 minuti e poi sono pronta per impiattare. Abbondante salsa come vuole Artusi. E poi prezzemolo e qualche fogliolina di basilico fresco. Aggiungo, così giusto per poi farlo vedere a Luca e sapere che cosa ne pensa, un chiodo di garofano sopra. Pronto il pesce in umido a mo' di Artusi. Ecco pronto il pesce in umido di Artusi. Guarda, sono molto curioso perché è una ricetta del 1895, quindi bisogna capire se ha ancora senso a tutti questi anni di distanza. Un assaggio molto volentieri. Vado, eh? Vai prima tu. Ecco qua, lo bagno bene nel sugo. Beh, lui dice di servirlo con tanto sugo, quindi io sono stata fedelissima alla ricetta. L'unica aggiunta che ho fatto è la carota nel soffritto e il basilico alla fine, perché... Questo lo trovo molto contemporaneo in realtà, anche perché c'è la dolcezza del pomodoro, il pesce bianco molto tenero, cioè, e addirittura nella ricetta dice mettete poco olio, che è una cosa che nell'Ottocento era curiosa, quindi di fatto un piatto che se lo mangiassi oggi in un ristorante mi andrebbe benissimo. Poi tu l'hai fatto molto bene, quindi questo ti va dato atto di questo. Ma del chiodo di garofano, che ne pensi? Ma allora, il chiodo di garofano comunque dà un po' di... Cioè, il rischio di questo piatto è che sia un po' piatto, che sia un piatto piatto, no? Per il pomodoro, pesce bianco. Invece, secondo me, il chiodo, le spezie, il prezzemolo che voleva Artusi, il basilico che hai aggiunto tu, anche la carota che dà ancora un po' di dolcezza, lo rende un piatto bello rotondo, ma non noioso. Quindi ne mangerei un piatto tutto intero, anzi forse lo farò. Io l'ho scelto proprio per la sua semplicità. E ti dirò, secondo me Artusi la carota ce l'avrebbe messa. Nessuno potrà mai saperlo. No. Ho infarinato i tranci di merluzzo e li ho fatti rosolare con poco olio in padella. Ho unito il trito per il soffritto, ho aggiunto il chiodo di garofano e la salsa di pomodoro. Ho lasciato cuocere e ho completato la cottura girandoli spesso. Infine ho impiattato il merluzzo accompagnato da abbondante salsa.